Il maltempo colpisce ancora nel Vallo di Diano. Le precipitazioni riprese intorno alle 19 di ieri sera ed i violenti fulmini hanno creato ingenti danni ad un'azienda agricola di San Pietro Altanagro, situata lungo una strada di campagna del paese. Un fulmine ha colpito le rotobale di fieno custodite nell'azienda, che sono state avvolte velocemente dalle fiamme. I proprietari hanno tentato di domare il vasto incendio che si è propagato con grande velocità nonostante le forti precipitazioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dai volontari della protezione civile. Sembra che le bale andate completamente in fumo siano circa 300. I caschi rossi hanno concentrato la loro attenzione, oltre che sullo spegnimento delle fiamme, anche nel tentativo di salvare il nuovo capannone adiacente all'incendio, riuscendo nell'impresa dopo circa 12 ore di intervento sul posto. L'azienda si occupa anche di allevamento di bovini, che fortunatamente erano custoditi in sicurezza e lontano dal rogo. Ingente la perdita subita dai proprietari dell'azienda, che stanno ancora effettuando la conta dei danni.